Ragazzi, sono qui oggi per farvi una confessione di cui mi vergogno, posso dirlo, mi vergogno. Di sicuro questo farà incavolare qualcuno, qualcuno non se lo spiegherà, oh mio Dio, com'è possibile? In tutta la mia vita non ho mai ascoltato nulla, ma neanche per 2 secondi, proprio zero totale, di Frank Zappa. Lo so che è un sacrilegio. Io non so veramente nulla musicalmente parlando di Frank Zappa, cioè non saprei neanche citarvi un brano. In realtà non c'è neanche un vero motivo, forse l'ho sempre associato a un rock psichedelico, un po' lontano dai miei gusti, ma oggi sono qui per epurarmi da questo peccato mortale perché per la prima volta ascolterò qualcosa di Frank Zappa, reagirò a qualcosa di Frank Zappa, qualcosa che tra l'altro mi avete suggerito voi, perché come nasce l'idea di questo video e perché proprio adesso il pallino di Zappa. Qualche giorno fa mi stavo friggendo il cervello sui reel come ormai facciamo tutti e mi capita un'intervista di Frank Zappa dove dà una risposta pazzesca e lì mi si è accesa la lampadina. In questa intervista gli chiedono se lui si senta bravo con la chitarra, se si sente un bravo chitarrista, qualcuno forte, mentre tutti gli altri stanno lì a studiare quello che devono suonare per farlo ogni sera nella migliore maniera possibile e fare tutti gli assoli sempre impeccabili e sempre uguali. Quando lui invece approccia un assolo dal vivo, dice sa più o meno quanto tempo ha per fare questo assolo, e a seconda della situazione, di come si sente, di come la band lo sta accompagnando, è lui contro le leggi della natura. It's me against the laws of nature. I don't know what I'm gonna play, I don't know what I'm gonna do. Praticamente dice che in questo modo, non sapendo nemmeno lui che cosa andrà a fare prima, coinvolto dalla situazione, può essere che escono cose così talmente incredibili, talmente impossibili che possono succedere solo in questo modo. Mi piace sto pensiero, forte. Subito dopo su Instagram vi ho chiesto in una storia cosa avrei dovuto ascoltare di Zappa, così per farmi un po' una cultura. Mi sono arrivate 2000 risposte, il problema è che mi avete consigliato tutta la discografia, per forza di cose. Ho dovuto selezionare qualche link, magari quelli che vedevo citati di più, e adesso, copyright permettendo, li guarderò per la prima volta e reagirò a questa cosa. Magari scoprirò, non lo so, un mio nuovo idolo, oppure magari scopro che non ha mai fatto per me, avevo ragione, non lo so. Una cosa è certa, so che non saranno ascolti facilissimi. Non voglio partire prevenuto mettendo le mani avanti, ma non mi aspetto nulla di super orecchiabile che te lo fischietti in macchina. Ok, vediamo che succede. Prima di schiacciare play vi dico brevemente cosa so di Frank Zappa. So che è di origine siciliana, i genitori erano di Partinico, della provincia di Palermo. Era un mio concittadino, che per un periodo il suo chitarrista è stato Steve Vai. Ho visto tutte le interviste dove proprio Steve parla di Frank Zappa e di come andò l'audizione ai tempi, molto interessante. E che si trattava non solo di un chitarrista, ma di un musicista, compositore forte, che conosceva la musica, che sapeva scrivere, sapeva leggere, che negli anni ha registrato una valanga di roba, ha pubblicato di tutto, e anche postume sono uscite tantissime cose. Come vi dicevo all'inizio, lo associo a quel movimento musicale del rock psichedelico degli anni 70, potrei serenamente sbagliarmi. La prima cosa che voglio ascoltare, la più suggerita anche, è Muffin Man. Ok, il riff mi piace in Fa e in Do diesis. Ok, bello. Non voglio dire bestialità, ma non ho idea di chi sia questo tizio. Probabilmente sembra tipo la guardia, no? Sapete, ai concerti e gli ha fatto cantare il testo.
si vede che non gliene sta fregando niente, cioè lui suona quello che gli passa per la testa. Cioè, è chiaro che effettivamente non è nulla di preparato. Cioè, magari ha in mente una melodia o qualcosa, si muove praticamente sulla pentatonica con un suono mega super fazzoso. Qui è un po' quello che avevo in mente quando pensavo a questo rock psichedelico, al casino, è un po' quello che avevo in mente. È chiaro che sto vedendo un pezzettino di chi era Frank Zappa e di quello che sapeva fare, però questo pezzettino non risuona con me. Credo semplicemente che non sia il mio genere. Cioè, questo solismo viscerale, appunto, che non ha regole, semplicemente non risuona molto con me. È palese, è evidente che non sia uno shredder, che non sia un chitarrista pulito, non gliene frega niente, cioè non è questo l'obiettivo e tra l'altro probabilmente non si sposerebbe col genere. Neanche lo so fare, non lo so fare. Oltre a Muffin Man, Watermelon in Easter Egg e l'altro che mi avete consigliato di più, siamo nel 1988, quindi siamo 11 anni dopo quel live. Vediamo anche come cambia la scena. Non so ora se il brano è di quel periodo o se è sempre degli anni 70 e il live è solo successivo. Qua siamo in un territorio estremamente più affine a me. Qua già stiamo parlando di un'altra cosa completamente. Il brano mi piace, tra l'altro se ho capito bene Zappa scriveva praticamente tutto lui, quindi fiati, tutte le varie parti le scriveva lui, poi dava libertà alla band, ma di fatto la mente dietro tutto era lui. Se devo parlare solo da chitarrista, quindi senza considerare tutto quello che ci sta dietro come musicista in generale, non mi arriva tanto, ma perché io vengo da una cosa completamente diversa da questa. Non riesco a godermelo al 100% come magari molti di voi. È evidente che lui faccia perno enormemente sulla pentatonica minore, l'ho visto sia in Muffin Man che questo, ovviamente sono solo due brani su una discografia gigantesca. Il terzo brano che più mi avete suggerito è Black Napkins. Siamo tornati nel 77, quindi non so più cosa aspettarmi perché i primi due brani erano completamente quasi in conflitto tra loro. Vediamo questo. Sembra prog. Sì, bello. Thank you.
questo è il tema, non è un solo. Sempre molto pentatonico, comunque siamo sempre tra il do diesis e il re minore, cioè gli piace suonare in questa parte del manico sul decimo nono tasto. E poi ha questi rush di plettrata alternata sulla pentatonica, che però non sono precisi, ma è ovvio che non lo faccia con l'intento di essere super preciso. Ma cos'è il genere? Ripeto un po' quello che avevo detto, si conferma un po' l'impressione che avevo. Rock psichedelico dove non conta tanto quello che suoni, ma quello che trasmetti, quindi l'energia di queste performance, secondo me, è la chiave un po'. Sottolineo che questo è un giudizio da chitarrista che guarda un altro chitarrista e non un altro musicista, senza considerare poi il genio musicale, la composizione e tutto il resto. Quello che mi arriva, e capisco la risposta che ha dato nell'intervista, è che a lui non interessa assolutamente quello che sta suonando, o meglio, cioè non gliene frega niente se canna una nota, se sbaglia un passaggio o se suona fuori tonalità. È più un'eruzione del suo animo che si viene trasmessa sullo strumento e non ha nulla a che fare con la tecnica chitarristica, non ha nulla a che fare con lo studio della melodia, nonostante lui abbia studiato, almeno da quello che io so, lui è uno che di teoria musicale ne sapeva. Rispetto alla immensa figura di artista che ha rappresentato e che rappresenta ancora Frank Zappa, io non mi ritengo neanche la suola della sua scarpa. Però non riesco a capirlo, non riesco a digerirlo bene, probabilmente è davvero troppo distante da me. Il mio sesto senso magari mi aveva tenuto lontano da questo genere proprio perché magari so inconsciamente che non mi piace. Per molti è veramente un genio totale e mi urta, mi dà veramente tanto fastidio non capirlo. Magari sicuramente ci sono degli ascolti un po' più propedeutici prima di arrivare direttamente a queste performance. Devo essere quello a cui non piace Frank Zappa, dai. Prima di premere rec adesso sulla telecamera, ho appena finito di ascoltare tutto l'album Hot Rats da Spotify. Per ragioni di copyright non ho potuto riprendere questa parte. Quest'album è stato un altro dei vostri consigli e devo dire che effettivamente l'ho trovato più affine, diciamo, ai miei ascolti, più interessante, anche molto più cantato, meno brani che hanno riff iniziale è solo per 4 minuti e mezzo. Tuttavia, per quanto mi dia fastidio ammetterlo, devo dire che come chitarrismo non è un chitarrismo che mi fa impazzire. Questo solismo sregolato, guidato unicamente dalla passione, dalle viscere, dall'interno, è tutto il contrario di quello che io ho sempre ascoltato e idolatrato fino ad oggi. Rimango interessato al Frank Zappa musicista-compositore e purtroppo un po' meno al Frank Zappa chitarrista. Fatemi sapere qua sotto nei commenti la vostra opinione, ragazzi, soprattutto se siete dei fan. Se vi piace Frank Zappa e la sua musica, fatemi capire, spiegatemi che cosa vi piace, magari c'è qualcosa che io non colgo. Se come me siete tra quelli che magari non lo capiscono, non lo apprezzano, fatemi sapere anche le vostre motivazioni, così magari mi sento meno da solo. Come sempre, se i video vi piacciono iscrivetevi, i miei link li trovate sempre in descrizione, c'è il mio Instagram, c'è il mio corso, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!